Breve si attende il videomessaggio di Berlusconi, ieri la Santanchè ha detto è imminente. In rete è partita una petizione in cui si chiede alla RAI di boicottare questo videomessaggio. Secondo lei è una cosa fattibile? Io sorrido perché proprio ieri, giovedì, abbiamo pubblicato sul Fatto Quotidiano una delle grandi interviste di Enzo Biagi ed era dedicata a Pierpaolo Pasolini. Che quell'intervista di fatto fu realizzata nel 1971, ma andò in onda il 4 di novembre del 1975, cioè il giorno dopo l'omicidio di Pasolini. Perché? Perché in Rai c'era una disposizione dove si vietava che un ospite che avesse avuto problemi con la giustizia o comunque soltanto inquisito non poteva andare in video. Quella disposizione non è mai stata cancellata, esiste ancora oggi. Quindi il video a reti unificate di Berlusconi non dovrebbe andare in onda per ragioni di disposizioni di legge. Cioè soltanto le istituzioni, Presidente della Repubblica, Ministro degli Interni, Presidente del Consiglio, eccetera, in caso di grave necessità possono trasmettere a reti unificate un messaggio al popolo italiano. Ovviamente Berlusconi non obbliga la messa in onda, ma è dal 1994. E il primo fu Rossella, direttore del TG1, che Berlusconi fa i video ad Arcore, a Palazzo Grazioli, eccetera, eccetera, e manda al direttore compiacente la cassetta e il direttore compiacente la mette in onda.